Le prime luci dell'alba di giovedì 28 luglio misero subito a nudo il dramma del conoido su cui sorgono Gnardo, Ceto, Nadro, Braone e di riflesso le frazioni di Brendibusio e Criste con l'Osine di fronte. I torrenti Re e Cabello avevano devastato quanto incontrato sul loro percorso nella notte con una colata detritica di almeno 250.000 metri cubi di materiali di varie dimensioni. I danni stimati erano molto elevati e con il passare delle ore emergevano i drammi di aziende e famiglie. In questi mesi non si è perso nemmeno un minuto sul versante pubblico. Regione Lombardia ha dato subito aiuti concreti, altri sono arrivati dalla Protezione Civile, altri ancora dalla catena ininterrotta di solidarietà. Servono però aiuti per le famiglie che hanno perso molto ed è per questo che l'attivissima Proloco dei Giovani di Gnardo ha organizzato una bella festa in attesa di Santa Lucia per raccogliere fondi a sostegno dei tanti bisogni della popolazione. Per il paese di Gnardo, da parte nostra della Proloco, vuol dire veramente tanto, perché tutto il ricavato che avremo durante questo evento verrà devoluto per le persone vittime dell'alluvione. In questi giorni è uscito anche il bando che abbiamo fatto noi Proloco in collaborazione col comune di Gnardo, dove i soldi ricavati dalle vostre donazioni vengono devoluti come contributo economico direttamente ai più colpiti. Tramite un elenco redatto dalla Regione Lombardia e dall'ingegnere, in base alle fasce di criticità, spetta un contributo da parte della Proloco e del Comune di Gnardo. Metodo molto trasparente, verrà comunque tutto pubblicato a tempo debito sul sito del Comune e della Proloco. Tutte le vostre donazioni vanno ai cittadini, nulla viene usato per le opere pubbliche. Per le opere pubbliche ci sono già molti contributi regionali e statali che il Comune sta utilizzando per mettere in sicurezza le parti più danneggiate. A Gnardo oggi nessuno si illude che i torrenti Re e Cabello siano definitivamente imbrigliati, anche dopo le importanti opere di regimazione idraulica e di difesa spondale immediatamente messe in campo. Mi preoccupa un pochino il fatto che a monte del comune di Gnardo, nelle zone più alte, c'è ancora molto materiale da togliere, la situazione è ancora parecchio tragica, quindi chiedo a chi di dovere, alle forze politiche regionali, statali e della provincia di Brescia e della comunità montana, di fare il possibile per far sì che la parte più pericolosa delle nostre due valli, Re e Cobello, venga messa in sicurezza, perché i cittadini del Crist sono veramente preoccupati per quello che c'è in cima alle nostre montagne. Santa Lucia a Gnardo, per i bisogni delle famiglie, arriverà dunque con 2 giorni di anticipo. Questa domenica 11 dicembre sarà interamente dedicata ad una festa che profuma di solidarietà, dunque di buono.